Salve a tutti, oggi siamo alla terza puntata della giungla delle partecipate. Come vi avevo preannunciato, cerchiamo di capire meglio dei casi specifici. La partecipata, immaginiamo che la regione insieme al comune vuole gestire le terme. Allora che cosa fa? Fa una società che si chiama Terme Spa, perché come vi avevo detto prima la partecipata è una società di diritto privato, Terme Spa, con all'interno il socio pubblico, quindi sarà evidentemente, magari facciamo un esempio, partecipata dalla regione al 70% e anche dal comune, mettiamo un comune territoriale X, al 30%. Allora, questa è la società che gestisce le terme in un paese di quel comune, con il contributo chiaramente del 70% della regione. Allora, cosa si crea? Allora, per la gestione di Terme SPA ci sarà bisogno di cosa? Di una società che gestisce il personale. La chiameremo società di gestione. Società di gestione SRL, mettiamo, o SPA. Questa società, sempre di diritto privato, si occuperà di gestire personale, servizi e quant'altro all'interno delle terme. Questa società qua è partecipata, è in poche parole di proprietà del 100% di Terme Spa. Cosa avviene? Cosa è avvenuto in questi anni? Nella gestione la società SRL magari ha un buco di bilancio. Un buco di bilancio che a fine anno è in negativo, il risultato della gestione. Negativo. Cosa succede? Visto che è partecipata al 100% la Terme Spa, se si vuole continuare il servizio delle terme, bisogna che Terme Spa con il socio pubblico vada a ripianare con dei fondi la società di gestione, che ha avuto una gestione fallimentare. Ecco che cosa succede. Ogni anno magari è in perdita e ogni anno vengono erogati fondi perché possa andare avanti l'anno successivo. La Corte dei Conti però adesso mette dei paletti, dice che su 5 anni, dopo 4 anni di gestione negativa, bisogna lasciare la partecipata. E meno male che è arrivata questa dritta, perché immaginate per quanti anni sono state rifinanziate società di gestione che gestivano male i soldi e il lavoro, e quindi abbiamo contribuito a foraggiare un'impresa che non ha avuto rischi. Adesso facciamo un altro esempio. Come avviene la concessione di lavori pubblici? Facciamo l'esempio della TAV. Allora, immaginiamo qua sempre la solita società che si chiama, nel caso si chiamava TAV Spa, società di diritto privato, con all'interno il socio pubblico, che in quel caso erano le Ferrovie dello Stato, che detenevano il 100% di TAV Spa, società di diritto privato. Per realizzare un'opera, in questo caso era l'alta velocità, la segniamo qua, alta velocità, si incarica una società che viene chiamata, un insieme di società, contraente generale. Lo scriviamo qua, contraente generale, che è un insieme di società cooperative, tutte di diritto privato,
che hanno il compito di progettare ed eseguire i lavori TAV. Quindi c'è progetto e esecuzione dei lavori. Allora, il concessionario, chiamato concessionario TAV SPA, 100% delle Ferrovie dello Stato, che è un socio pubblico, dà al contraente generale l'incarico di realizzare l'alta velocità. Che succede in questi casi? Caso italiano. La banca per finanziare il lavoro dell'alta velocità apre con TAV SPA una linea di credito. Quindi qui noi mettiamo il simbolo dei soldi. Viene dato i soldi a TAV SPA. Quindi TAV SPA si indebita con la banca per realizzare l'alta velocità. Dà i soldi al contraente generale per la programmazione e l'esecuzione dei lavori, quindi il contraente generale riscuote il 100%. Il 100% del suo lavoro, perché non ha rischio. La cosa singolare è che il contraente generale dovrebbe di regola occuparsi anche della gestione. Invece nel caso italiano succede che la gestione dell'alta velocità resta in carico alla società con il socio pubblico all'interno. E che succede in questi casi? Se con i soldi della gestione non si riesce a onorare il prestito che abbiamo avuto dalla banca, che cosa succede? Succede che i soldi mancanti li mette il socio pubblico, e cioè noi. Infatti nel progetto TAV è successo che questa società qui, TAV SPA, si è indebitata notevolmente, e nel 2006 l'Europa si è accorta di questo debito occulto e ha detto al nostro governo di mettere a bilancio dello Stato i soldi che erano stati sono in negativo nel bilancio di TAV SPA. Capite bene la distorsione di questo meccanismo, perché il rischio se lo prende la società di diritto privato col socio pubblico, mentre il rischio dovrebbe prenderselo il contraente generale. Dovrebbe prendere il prestito il contraente generale e avere in capo anche la gestione poi dell'opera che va a realizzare. Così si sgrava totalmente il socio pubblico da pagare oneri o debiti che non fanno capo a lui. Ecco, questo che abbiamo visto finora è il modello project financing, fra virgolette, all'italiana. Perché il project financing funziona in modo molto diverso, e abbiamo un'esperienza in Inghilterra che comunque non ha portato buoni risultati. Ecco, io volevo annunciarvi che la prossima volta parleremo più approfonditamente di project financing e anche la realizzazione degli ospedali che abbiamo in Toscana.